E siamo tornati in onda per continuare a parlare di sport e mondo omosessuale. Assolutamente sì, e lo facciamo al solito con una bella e positiva testimonianza che speriamo ci aiuterà a sdoganare quel pregiudizio che vede gay come poco adatti agli sport. Vabbè, qualche settimana fa avevamo già parlato della nascita di un nuovo progetto che ha avuto come testimonial niente poco di meno che Alessandro Cecchipaone. Si tratta del Boga Basket, la prima squadra di pallacanestro in Italia interamente formata da atleti gay, nata in collaborazione con la Virtus Bologna. Eh sì, me lo ricordo benissimo. E abbiamo qui con noi uno dei componenti della squadra che ne è anche portavoce, dal quale ci faremo raccontare i dettagli di questo progetto. Diamo il benvenuto ad Oltre le Differenze a Pietro Casarini. Ciao ragazze, buonasera a tutti. Allora Pietro, partiamo un po' dall'inizio, com'è nata questa idea, ma soprattutto perché? Allora, da quest'anno abbiamo supporto di Virtus, non siamo nati con la Virtus, nel senso che la polisportiva Voga è già esistente da oltre 4 anni con una squadra di volley. L'anno scorso la volontà di alcuni giocatori di volley e anche appassionati di pallacanestro ha fatto sì che poi attraverso web communities, insomma il web che oggi ci riunisce tutti quanti, cercassero dei giocatori di pallacanestro appassionati eccetera eccetera. Quindi questo è nato in maniera abbastanza spontanea in questo modo. Ci siamo trovati, avevamo una palestra a disposizione, le risorse del Boga Volley inizialmente ci hanno aiutato molto per cominciare a fare attività sia di allenamento sia per quanto riguarda tornei anche a livello internazionale. Dopodiché quest'estate c'è stato questo boom di Virtus, che è una delle squadre più prestigiose a livello italiano per tradizione e per risultati, che ha deciso nella persona del patron Sabatini di appoggiare il Boga, la causa del Boga, e quindi siamo supportati da Virtus Pallacanestro Bologna. Ecco, facci capire, alla squadra possono unirsi soltanto atleti gay, no? Perché qualcuno potrebbe dire che in questo modo si rischia di creare un ulteriore ghetto, rimarcare un po' troppo le differenze a scapito invece di un'integrazione reale. Qui veniamo al perché della squadra. Allora, innanzitutto la squadra può essere composta da atleti gay, etero, bisex, transessuali, non c'è problema, cioè non c'è un'identità di genere e un orientamento sessuale prediletto per appartenere alla squadra Boga Basket. Questo lo vogliamo sottolineare proprio per il fatto di non rimarcare una ghettizzazione o le differenze. Invece Boga nasce proprio per essere portavoce in qualche modo del fatto che, siccome spesso all'interno di sport come il calcio, la pallacanestro ora non più, diciamo, in Italia, c'è questa idea fortemente radicata di machismo e del fatto che magari ci sono atleti omosessuali che non vogliono o non possono dichiararsi perché sono spesso sui giornali, hanno spesso paura anche di dichiararsi, di fare coming out. Ecco, a noi piacerebbe far capire che si può vivere la propria omosessualità, si può fare il proprio sport, che si sia campioni, dilettanti, professionisti o quant'altro, insomma. Dopodiché arrivano anche momenti di sano divertimento, perché comunque partecipando a tornei internazionali. Noi ci apprestiamo proprio venerdì prossimo, il 12 novembre, a cominciare il nostro campionato WISP, e non è un campionato gay, è un campionato di basket, e quindi essere una squadra gay in un campionato, già questo è un bel messaggio che secondo noi, a nostro avviso, si può diffondere. Ci sono altri progetti che avete in cantiere nel breve periodo? Allora, il campionato ci impegnerà fino a primavera, ma nel frattempo stiamo lavorando come tante api operaie ad un progetto molto grosso che si svolgerà probabilmente a giugno nella città di Bologna e che vedrà coinvolte squadre di pallacanestro da tutto il mondo. È una sorta di torneo internazionale quello che andremo ad organizzare, e col supporto di Virtus, che va un po' a rimarcare e ad ispirarsi anche ai tornei internazionali che già da molti anni ci sono in giro per l'Europa e per il mondo. Noi l'anno scorso siamo stati a Düsseldorf all'interno di un torneo multisport, siamo arrivati terzi, siamo saliti sul podio dopo solo 6 mesi che ci eravamo costituiti, ed è stata una grande soddisfazione, ma al di là del risultato anche vedere come una città intera partecipasse proprio ad un evento di questo tipo. E poi abbiamo partecipato ai Gay Games arrivando quinti, ai Gay Games di Colonia, che si svolgono ogni 4 anni, e quindi anche lì abbiamo visto come una città intera è stata così brava ad accogliere e a capire
dire che le differenze si possono combattere proprio appoggiando qualcosa che alla fine non è così tanto diverso dalla vita di tutti i giorni, insomma. Bene, allora noi Pietro ti ringraziamo e facciamo un grandissimo in bocca al lupo a te e anche ovviamente a tutti i ragazzi del Boga Basket, sperando magari un giorno di vedervi giocare proprio qui a Siena, magari contro... Guardate, beh, tra l'altro Siena con la pallacanestro, voglio dire, contro io i campioni. ho militato in Serie A, per cui conosco bene la realtà di Siena e in questi ultimi anni più che mai siete inaffondabili, non dovrei dirlo, era di Fussino, però insomma mi viene da dirlo. Mi fate dire soltanto, se qualcuno magari all'ascolto volesse visitarci, noi siamo sul web, certo, e siamo su Facebook con Boga Basket, o altrimenti abbiamo proprio un blog che si appoggia a WordPress, bogabasket.wordpress.com, e lì trovate tutto quello che, se qualcuno, se anche qualche giocatore volesse raggiungerci, tra l'altro qualche toscano ha giocato con noi proprio a Colonia. Benissimo, benissimo. Grazie a voi ragazze. Che dire, le in barba al vuoto legislativo che danneggia il mondo LGBTQ qui in Italia, mi pare che la società sia in fermento, insomma molte cose si muovono e accadono. Sì, e sicuramente progetti come questo sono molto utili a sensibilizzare e fare pressioni per portare a casa certe battaglie. Ora però prendiamoci una pausa. Eh no, aspetta un secondo, perché è giunto il tuo momento preferito. No, la castroneria, ma dico, ma non ti passa mai di mente, ma mai, eh? Ma come faccio, scusa? Vabbè, è così divertente, poi si dicono così tante stupidaggini sull'argomento che non rimaniamo mai senza ce ne vuoi nostra... aggiungere una anche te? Esatto, non rimaniamo mai senza castroneria in realtà. Allora, su chi è il campione questa settimana? È un nostro collega, un conduttore radiofonico che si chiama Michael Savage e ha detto durante la sua trasmissione radiofonica che essere gay non è positivo. Ah vabbè, dai, tutto qui, insomma, ha espresso una sua opinione. Ma il nostro uomo dice anche che essere gay, e qui voglio sapere se sei pronta a questa notizia shock, no, guarda, ormai alla scoperta medico-scientifica del secolo, cioè no, l'essere aspetta. Gay sì. può provocare il cancro alla gola. Il cancro alla gola? No dai, ma in che senso? A parte queste cose proprio non ci si scherza mai. Lo ma so. In che senso? Però insomma, ora non fare l'ingenua, secondo lui il sesso orale giuro non c'era sesso arrivato orale. Si può dire alla radio il sesso orale praticato. Vabbè, non l'abbiamo detto. Tra uomini gay è un fattore di rischio. Ah sì? Sì. Scusa, ammesso che sia vero, invece, no? Il sesso orale si può dire in radio. Sì, sesso, ormai vabbè, l'abbiamo ormai detto. Bene. Praticato dalle donne eterosessuali con gli uomini eterosessuali. Non lo è? Cioè, ma via! Allora! Appunto, ecco, come dire, mi hai tolto il commento di bocca, ti è piaciuta? Battutone! Battutona, sì. Non aggiungo altro. Dici che dovrebbe consolarmi il fatto che le lelle come me invece sarebbero fuori pericolo secondo questo genio. Guarda, basta, per favore, non ne voglio veramente più sapere. Ma voi, fermi dove siete, perché chi cambia frequenza è un vero frufru!